Ciao ragazzi. Sì, il sashimi arriva con questo. A Malibu sì, arriva il sashimi. Ma che cos'ha una città come Milano, almeno in una giornata come quella di oggi, da invidiare a Malibu, Califano? Ti affacci, vedi queste nuvolone sofficione, il cielo azzurro in full HD 4K, forse anche 8K, il resegone che si staglia all'orizzonte. Ok, non sarà l'oceano Pacifico. Un cielo oceano, dai, va. Un cielo oceano. Ma poi con tutte le località belle di mare che abbiamo in Italia, non poteva fare una canzone ad esempio su Cefalù? Perché parlo su Malibu. Driving down to Cefalù. Scusa, non suonava vero, meglio. È vero. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. 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 Bonsoir. Meno male che siete voi. Oggi il tempo a Firenze fa abbastanza da fare. Però la mia curiosità è un'altra. Fede, ha portato a mangiare oppure vediamo no? Dopo. Ah, è vero. Adesso non sei ospite. Allora, vediamo. Ancora il 22 dice. Ancora non sono ospite. Tra poco, quando verranno a trovarci i materassi del tuo club, diventerò ospite. Però non è che tutti gli ospiti portano la focaccia. Però ormai va così. Cioè, vabbè, però noi abbiamo pompato un po' questo ospitato. No? Hai ragione. Mercoledì c'è Fede, ragione. Ospite di Summer Camp. Chissà quante cose, quanti prodotti tipici della città. Io non ho visto ancora nulla. No, di là no. Anzi, siamo entrati, non c'era neanche il caffè. Manco quello. È stato semplicemente spostato. Infatti. Qualcuno ha spostato tutte le cose che ha portato Federico? Magari sì. Magari ma ragazzi, ce le hanno rubate. Ho suonato i gomiti, sono arrivato che veramente ribollito. Pappa al pomodoro, e non le trovo più. Panaccio, di tutto. Proprio. In tre anni me ne hai portato uno a Natale, chissà, pure secco. Chissà dove l'ho sparato. No, ma deve essere. No, ma era vecchio, Nico. Ma è vecchio, era del giorno prima. Poi dura una settimana. È quello il suo bello, panaccio, no? Vecchio, panaccio vecchio. Dai, almeno un po' di panaccio vecchio. Sei una papera che ti porta il pane vecchio. Io porto tre denti per mangiare. Oh, a proposito di papera, l'avete visto quello scherzo della mamma papera, tutte le paperelle? No. Sai che prima di andare a letto guardo sempre quei video di delfini, le orche, le razze. Mi piace vedere un po' di sempre natura. Per quella cosa Malibu versus Milano. Perché non avendo appunto il mare a Milano cerco di, come si dice, sublimare? Sì, sì. Cerco di compensare, guardando delle immagini. Ho visto questo scherzetto con tutti i paperelli. Ma è bellissimo, forse Repubblica l'ha ripostato. E tutte le paperelle che vanno verso mamma papera. Mamma papera si tuffa, scompare. È un po' quegli scherzi che facciamo anche noi al mare, che poi arrivi, ti senti le mani che ti scompare, e loro fanno: oddio, dove è andata la mamma? Poi si girano. Vabbè, niente, dai. Raccontato non è bello. Una mamma papera toscana, secondo me. Po' burlona. È vero. Oggi sole, passeggiata sui navigli, birretta e tac, sono in pole position. Ma no, sono io, lavoro, no? Vero, sei tu, ti ho riconosciuto dall'accento. No, sono Gigi. Ciao a tutti, benvenuti a Summer Camp, uno spot e siamo da voi. Summer Camp. Non te l'ho chiesto se era un sorriso o un coltello. Tu volevi salire, io volevo parlarti all'orecchio. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, solo per restare ancora un po'. Mi sa che ti sta arrivando a Firenze 21, 4 minuti e ricomincia il futuro. Sono stato un po' solo, darci un tuo numero solo per dirtelo che l'anno passato è stato uno schifo e ancora qui tra un po'. Io volevo solo un giro con te prima dell'apocalisse, che tutto finisse per oltre il limite. Sento i tuoi passi lenti, carezze sulle pozzanghere, come due carri armati, sono amanti violenti, numeri sulle pagine. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, ed io che ci riprovo ancora un po', ricercando dentro l'aria qualcosa come il naso di un cane. Spaghetti bungalow. Ora comincia il summer camp. Ciao ragazzi.
con la band. Odino. Dove vuoi, mare, montagna o città. Oh yeah, ci trovi qua. Ciao ragazzi. Summer camp, ci sono sand stangios. Che vuol dire? Oh, beh, è sfuggita, possiamo avere un replay? Vado. Sì. Mo, summer camp, ci sono sand stangios. Ma come mi sento stanca oggi? Bravo. Io la interpreterei così, però. Secondo me è così. Sì. Capiva anche dal tono della voce, secondo sì, me. Ma in tanti bravo. Oggi, sentite qui. Ciao, Summer Barattoli. Io puntualizzo che dal lunedì di merda siamo passati a una settimana di merda. No, ma è ancora mercoledì. La settimana del design, non soltanto a metà. Sì, ma solo qui è la settimana del design, però comunque sì, siamo soltanto a metà. Però anche queste città che cercano di competere con Milano durante la settimana del design e fanno la settimana della merda. Ma scusa, come no. Cioè non piace. Però, pensa no. Che bello, tutti gli eventi open merda, cioè nel senso no, tu entri, qui c'è l'open bar, invece lì è proprio gente che sta mangiando adesso, che stanno pranzando. Non so se è il caso appetito. Di entrare e prenderlo come argomentore della giornata. No, dai, forse quello no. Ciao Summer Camp. Lago di Garda, direi uggioso. Ma vale sempre la pena di venire a fare un giro, quindi non serve andare al mare. Ecco, promuoviamo anche che, come prima. Però dai, un giorno a te, un giorno a me, cioè insomma è bello anche che sia, come dire, variabile, che tra l'altro è un aggettivo che spesso viene utilizzato proprio per definire le condizioni meteorologiche di un posto, no? Comunque in tanti ci stanno scrivendo dalla Puglia, avete tradotto bene quello che diceva la nostra ascoltatrice, quindi è molto meno stanco. Male. Allora, per un summercampista o una summercampista stanca, c'è invece un rocker che proprio non accenna a mostrare segni di stanchezza. Aspettiamo intanto questa nuova serie televisiva che, attenzione, non è la storia dei Bon Jovi con degli attori che interpretano Bon Jovi, c'è proprio John Bon Jovi, tutti i protagonisti della storia di questi 40 anni di vita di una band incredibile, con le figate, i trionfi, ma anche devo dire una grande intimità e umiltà, insomma non ha paura di mostrare il suo lato più fragile. Uscirà anche un disco nuovo che si chiamerà Forever, nel frattempo c'è una canzone già a rappresentarlo. Bon Jovi. Just get by. Songs of sons, bricks on bricks. What's broken you don't try to fix. Down here there ain't no whys and ifs. You don't pick up what you can't lift. I raise my head to
river flying. John, ma senti anche il tico come pompa qua sotto, eh? Nuova dei Bon Jovi, si chiama Legendary, dal prossimo album Forever. Qui all'installazione Capanon c'è l'evento oggi, laminazione del ferro con free coffee drink alla macchinetta. Buongiorno a tutti. Bello però. Questa è già una bellissima cosa, quella del caffè gratis. Che poi il bello è che secondo me se fai un evento simile, adesso qui c'era un po' del sarcasmo. Sì. Ma se fai un evento simile qua a Milano. C'è la fila. Qua c'è la fila. C'è fila, un sacco di fila. Se lo vendi bene, sì. Ma sai che ti arrivano quelli. Io, ma carinissima questa cosa. Ma il caffè nelle lamiere. Cioè, il caffè le lamiera, di lamiere. Adoro. A 3000, veramente. Guarda, un evento carinissimo. Andiamo allora da Milano a Vigevano. Vai. Ciao Summer Camp, noi qua a Vigevano abbiamo questa settimana il Salone della Zanzara con le anteprime della stagione primavera-estate 2024, cioè i nuovi design, i nuovi pungiglioni, è già tutto pronto. Bello, è free drink per loro, sì, però si beve il Bloody Mary, sì, il Bloody Mary va fortissimo ovviamente tra le zanzare, cioè, però bello anche lì, cioè, coda, ti coda metti fuori delle goccine di tequila, sì, sulla pelle, sì. Così la zanzara si prende un po' di sangue e ha anche quel retrogusto, un po'. Cosa ci vuole nel Bloody Mary? La vodka, il succo tequila, di pomodoro, la vodka, sì, sì, la vodka, sì, scusa, vodka, ho sbagliato, super alcolico, però perché non farla pazza, no? Pomodoro e tequila potrebbe essere sangue, sangue e tequila, anche il peperoncino o il pepe si mette. Beh, se non sì, sbaglio, certo, devi condirlo il succo di pomodoro. Si è trattato come un sugo, questa è la cosa che ho sempre contestato. Cioè, chi ci vede anche la pasta? Sì, cioè, a quel le pennette alla vodka nascono da un Bloody Mary finito male. Andiamo dove il sugo lo sanno fare molto bene. Oh. Ciao Summer Camp. Vietri sul mare, Salerno, 3 km. Il mare sulla destra, un po' di vento, increspato. Le onde che fanno quella schiumina bianca, qualche barchetta fiduciosa in lontananza, e questo è. Buona serata. Ma le cartoline audio, no, ragazzi, come me lo sono veramente immaginato. Poi se sei stato in un posto che viene raccontato è ancora più, certo, ancora più facile. Bello. Io mi ricordo che c'era poi una via parallela un po' a lungomare di Salerno, pedonale, dove c'è, oltre che un ottimo, vabbè, ma di quelli ce ne sono decine, negozio dove prendere dei bocconcini di mozzarella, c'è anche un ottimo negozio di vinili. Adesso magari non è esattamente la giornata ideale per chiudersi in un negozio di vinili, però no? Dopo aver goduto un po' delle onde del sole, perché non andare a dare. Ce l'hanno il vinile di DJ Aladdin? Bello, mozzarella. Quello costa più che un carico di mozzarelle DOC. Invece a me di quella zona lì piace tantissimo la colatura di alici di cetara. Buone, certo, a patria delle acciughe. E poi voi da Salerno. Non sono sicuramente famosi per la colatura di acciughe nel New Jersey, però insomma tanto uno stato americano che ha insomma esportato anche diversi talenti locali. Abbiamo appena ascoltato i Bon Jovi e ora ci sentiamo il boss. Wanna change my clothes, my hair, my face.
Senti, in partenza manca Frankie Valli e poi di New Jersey se ne è fatto abbastanza. Davvero? Oh, che vuol dire? Poca personalità però in questi artisti. Ma cosa stai dicendo? Spero tu sia sarcastico. Bello, adesso stavo riguardando il video di Dancing in the Dark e dopo aver visto il documentario su Weird World stavo riflettendo dicendo guarda com'era qui tutto riposato, sbarbato anche per le riprese del video, però insomma era nella tournée che ha seguito il suo disco più importante, cioè Born in the USA. E poi dopo l'ultimo concerto, dopo un mazzo così, va e fa ancora tutta la notte in piedi per fare... Insomma, dai, la sì, parte sì, di... pazzesco. Grande Summer Camp. Per par condition anche Positano in Costiera Amalfitana dovete nominare. Sì. Anche perché io vi amo. Ciao ragazzi, Enzo da Positano. Ciao Enzo! Cioè, allora, ciao, salutiamo Marco, le console. Però... vabbè. No, salutiamo anche Furore. Allora, bello, no? Furore, Furore. Ravello, non salutiamo Ravello. Bello. Non Ravello, quella qui vicino Milano, ma ovviamente no, la Ravello. Non, perché no, anche la Ravello. Quello, cioè. Non Furore, Furore, na, Furore, na, 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 ma Furore è la località. Furore è la località. Sì, 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 nome sì, anche sì, di un buonissimo vino. Vero, sì, sì, Furore. Fa sì, a Furore sì, tutto sì, da un'altra parte. No, no, proprio Furore. Ma dai. Questa prima mezz'ora stiamo chiedendo dei doni dalla Campania, mi sembra di capire, in qualche modo. Buonissimi anche i limoni, niente. I pomodori sì, no? La loro patria. Invece c'è stata un'installazione temporanea che nessuno si aspettava. È l'installazione della grandinata violenta. Aia, a Grosseto. Aiaiai, ragazzi. Invece in Austria sta nevicando, così. Cioè, sì, non è un'installazione. No, però. No, quella no, quella no.
all'inferno e non mi sembra vero, ma sono ritornato intero, o almeno credo. Amore, se amore, quando se ne va, va dove? Ragione, hai ragione, quando chiudi come fai, ma come? Il negozio di dischi che ha citato Nicky è Disclan, negozio storico di Salerno. Grazie. Disclan. Disclan, non sai che mi dice qualcosa, però aveva tutta l'aria di essere un negozio storico. Bello, bello, andateci ragazzi. Belle le belle giornate, ma belli anche i bei dischi. Sì, no, una bella sì, frase ragazzi, da Instagram. Invece a Parma c'è l'installazione del sole, oggi doveva piovere, ma c'è il sole. Bellissimo, 20 gradi, spettacolo. Oh, la palla rossa, il cielo che scalda, che dà luce. Bello, bello, bello. Scusate, ma tutte queste macchine parcheggiate ovunque e alla cazzo, sono delle installazioni? È un'installazione, quella, no, quella sì, a Milano non c'è mai questa cosa. Però. Sì, solo però è un'installazione permanente, perché soprattutto gli stranieri, insomma, rimangono molto colpiti. Allora, evidentemente Milano, ma in generale l'Italia, ha detto, ma perché non la lasciamo fissa? Che almeno i turisti tornano a vedere le macchine parcheggiate anche a cazzo ovunque. I turisti arrivano per la maggior parte dei casi dal nord Europa, dove questo tipo di installazione non c'è, no? Beh, ma basta andare in Francia, in Spagna, insomma. Fanno i selfie, sono super incuriositi da questo tipo di installazione. Voi ridete, ma è vero, eh? Io li ho visti, gli stranieri che si fanno i selfie, loro quando vedono le aiuole dicono, ma scusa, l'aiuola è proprio, insomma, dovrebbe essere appunto una piccola isoletta verde, come mai qui ci sono... Quindi davvero fotografano e poi fanno vedere agli amici. Ma no. Vabbè, che ci vuoi fare? Va bene, ricordiamo il numero per scrivere al Summer Camp, mandare i vostri messaggi vocali, 347 il prefisso, il numero, poi continua così. 42 5 0. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp, 342 5 0. Dica se alta. Scrivi al Summer Camp. Ma che bene. Erano in cima al Monte Stella a cantare. Mamma mia, potevate fare un toro sotto? Saremo ruggine. Vocale, forse. Forse, dai. Qui dal lago di... Come bellissima lago giornata. Come? Il lago splende, c'è cioè una bellissima brezza. Per cui a tutti quelli che vogliono venire sul lago di Como, ai turisti che vogliono venire qui, state bene a casa. No, non è che adesso spostato in Liguria. Esatto. Adesso in Liguria pure il lago di Como. Vabbè. Non vado via, non andar via, non andar via. Dolce Maria, non andar via da Summer Camp.
shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it, or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be better. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment. World is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. Volontario, perché oggi si è fatto furbo. Infatti ieri, che se l'è dimenticato, se l'è segnato domani fargli un mazzo così ai ragazzi prima della canzone all'incirca. È strano perché poi oggi è come se i bastoni fossero inclusi anche nella canzone all'incirca. Ci siamo messi da soli, dai, diciamo. Allora, sapete che a volte attingiamo un po' dall'attualità, a volte dalle ricorrenze, a volte dalle classifiche, perché siamo sempre a caccia di una canzone che sia fattibile, diciamo. Poi a volte ci sembra fattibile, quando la facciamo diciamo forse era un po', c'era anche un certo coefficiente di infattibilità. Però non si può tornare indietro. Come fai? Una volta che iniziate, iniziate. No. Allora siamo andati, è andato, perché il mister è esperto di classifica, sì, un sacco i tabulati, c'ha tutte cose sue. È andato a vedere
veramente a ritroso negli anni, perché ormai abbiamo veramente saccheggiato in qualche modo le classifiche in questi primi anni di Summer Camp, perché ci piace l'idea di fare una canzone che non abbiamo mai fatto. Abbiamo scoperto che nel 1970 questa canzone era prima Tonto popolare. Tonto facciamo un po' ovunque nel mondo, in America, ovunque. Italia, in Inghilterra, sì, tranne che in Germania. In Germania i tedeschi preferirono i Led Zeppelin. Sì, mi sì. ricordo con che canzone Hollow Da Love era al numero uno in Germania. In tutto il resto del mondo, quasi, diciamo, c'era la canzone che stiamo per fare all'interno. Allora, non è una canzone conosciutissima, no, però infatti. Sapete che a noi a volte piace anche avere coraggio, no? Sì, e dire sì. c'è una canzone che magari non sarà conosciuta, però è bella. Sperando se che vedete vi le mani che stanno uscendo dall'autoradio, sono le nostre mani avanti. Facciamo che la cantate con noi, così allora, non sentite allora. Troppo noi che la cantiamo. When I find myself in times of trouble, another man comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let him out of darkness, she is standing there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Magistrali, bravi ragazzi. Insomma, non l'abbiamo restaurata come farebbe Peter Jackson, diciamo, con i Beatles, però insomma è all'incirca così. Sì, casca veramente a fagiolo. Fagiolo. Ricorrenza, perché a volte veramente, anche se siamo nel mondo della musica, qualche informazione sfugge. Il mio brother, Chris Lavoro, quello di cui ogni tanto mettiamo le sue bellissime canzoni, mi ha detto che sta per uscire un altro film con materiale inedito, restaurato magistralmente da Peter Jackson, che è quello che ha realizzato e curato, diciamo, Get Back, sì. Quello che ci siamo goduti su Wisdom, quindi cosa sono, 6 ore, no, di materiale inedito, sì, di sì. loro in studio che creano canzone, si vede proprio quell'attimo in cui nasce, che ne so, tipo Get Back. Il prossimo film, sempre su Disney, invece si chiamerà proprio Let It Be, come il classico dei Beatles che abbiamo fatto, quindi il concerto sul tetto, lo scioglimento e lo stesso album Let It Be, che è l'ultimo che hanno fatto, sì. Però insomma, ora che è uscito,
si erano già sciolti, no? Sciolti. Quindi infatti, non c'è più nulla da restaurare per Peter Jackson, a meno che non vada indietro, diciamo. Però esce l'8 maggio, se non erro. Sì, consigliato da tuo fratello, che è quello che di solito alza non le mani. Non è vero. Okay. Alza anche i consigli, okay, a quanto pare. Mentre Nick è quello che le mani le mette avanti di solito. Sì. Okay. Prima della ma canzone. Quali mani così avanti? Mani sul cuore qui, Summer Camp, no, numeri uno. Tipo Nicky, ma se canzone come cazzo fa a sapere tutto? Ma testo da mattina. No, vabbè. Dai, la sequenza di accordi è famosissima, dai. Tutti quando almeno ai tempi non c'era YouTube, c'erano quei manualini con scritto, sai, tipo chitarristi in 24 ore. Sì. Erano dei manualini sugli accordi, quindi ti mettevi, imparavi a mettere le dita, accordare la chitarra, insomma, no? E tra le prime canzoni Blowing the Wind di Bob Dylan, No Woman No Cry Bob Marley, Let It Be the Beatles, sono quelle sequenze così belle, semplici, ma universali, no? Quasi sovrannaturali come sequenza di accordi. Beh, sì, quindi sì, insomma, dai, certe le sapevamo, sì, già. Ma comunque le proviamo sempre 10 minuti, sì, e è buona, comunque, diciamolo. Bella. Va bene, allora, canzone all'incirca così alle nostre spalle, andiamo verso il prossimo filotto e vi ricordiamo che alle 4 avremo ospite Federico Russo, sì, insieme alla sua nuova band, I Materazzi Future Club. Al sole, perché qua a Brescia c'è lo Stargate, c'è un muro di nero con la pioggia, la grandine, il vento, e poi da qualche altra parte, forse dalla parte opposta, c'è come il mondo normale. C'è il mondo normale. Come mai quando hai detto Stargate DJ Aladdin ha guardato fuori e ha fatto una faccia come dire ma sta arrivando anche qua? Ma sta arrivando? No, lo so, guarda Nico, è un po' grigio. È un po' grigio. Beh, sai, il vento a volte spazza, a volte porta. Può essere spazzatore, può essere portatore. Sto giro è stato, mi sta tutte e due, perché stamattina era molto bello. In molti posti è già arrivata. Anche a Roma, sul grande parcheggio anulare, tra Tuscolano e Casedina, installazione di grandine così, a casaccio. Ok. Tutto il resto del raccordo è perfettamente asciutto e fa caldo. Ok, okay. Mamma mia, surreale, surreale. Bello questo grande parcheggio anulare. Sì, mi è piaciuta questa definizione perché è simpatica, però insomma. Il gpa. 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 Ciao Summer Camp. Se a Eindhoven prima pioveva, adesso grandina di brutto. Ciao. Sì. Ecco, in Eindhoven non è proprio. Non conosciuta proprio. Diciamo tra la costiera amalfitana e Eindhoven. Insomma, c'è grossa differenza climatica, sì, se non altro, no? Con Guadalajara. Ah. No. Ragazzi, Castel Rotto, provincia di Bolzano, nevica. Certo, perché vicino all'Austria, dove sta nevicando. Sono tanti quelli che ci hanno scritto dall'Austria. Sì, con delle foto molto belle di fiori pieni di neve. Non so quanto faccia bene la neve sopra i fiori, però insomma. Beh, almeno l'effetto ottico. Però per la foto fondamentale. Poi. Scusate, voglio salutare Guido Bagatta di Radio DJ. Certo, insomma, non solo. Summer Campista. Summer Campista, infatti, ci ascolta spesso. Poi io ogni tanto
sai, io poi il cellulare non è che lo guardi proprio eccessivamente in, in diretta, però magari alle 7 di sera vedo un messaggio di Guido Bagatta e mi fa bellissima questa. E io però dico, quale? Chissà quale. Però è quella che abbiamo appena ascoltato dei Mavericks, l'ho azzeccata. Ah, questa qui. Perché ho detto bella. Oggi cos'è che abbiamo messo? Secondo me è questa quella. Guido, ma i Mavericks, fermo. Quella bravo, un po' Tex-Mex, ovviamente. Stare. Era. Bravo, era quella, bella. Vabbè, riportiamo il sole noi con questo film. Oh. Dai. Un messaggio di Power, arrivato adesso per voi. Chiedete dei pezzi di me. No! La felicità. Come opposti che si attraggono, come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme, sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano. Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Che rumore fa la felicità? Mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano. Quanti spilli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle. Ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri. E vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri. E ovviamente ai miei tre preferiti. No, davvero? Ha detto così? Ha detto lui. Non l'ho mai sentito. Vedi, hai rotto il cazzo. Infatti, questo non mi sembra più Pau. Comunque, finalmente Pau. Abbiamo trovato la risposta al titolo di questa canzone, cioè che rumore fa la felicità. Sentite qua. Nicky, no. Appena hai detto che c'era la giornata in 4K, 8K, lo sono uscito dai nuvole anche dai tombini. Dai tombini, come a New York. Mi dovevo stare zitto. Dicevo, a me piacciono tutte e due le situazioni.
situazioni. Era questo. No, ho sbagliato un vocale. Dai. Ah, cosa facciamo? Io non lo so che rumore fa la felicità, ma di sicuro alla sigla del Summer Camp. Oh, grazie. Ma che bello! Bastone e carota. La felicità arriva, ma prima di arrivare fa summer. Bello. Sto andando fremente ad osservare e a partecipare a un'installazione di colloqui di mia figlia. Ah. Vediamo un po'. Belle queste cose, immobile, sì, che prendono proprio dei maestri, sì, dei genitori, sì, sì, che arrivano con i bimbi. E tu col figlio però si distrae sempre col gin tonic in mano, certo, vestito alla moda, vai lì e parli con i professori. Basta parlare di Milano però. Comunque ragazzi, non esiste solo Milano, anche qui sulla Catania-Messina c'è la settimana della coda. Sono tutti qua con le borsette di stoffa e gli occhialini. Bello, il borsetto di stoffa è vero, fa un po' parte del capellini deboli. Bello, settimana da coda. Summer camp.
Sono le 4. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. Swear I don't remember when he and I last kissed. 'Cause it feels like forever, and we may never ever again. You came in with November, rained in just in time, made me lose my center, my pride, my crown, my goddamn mind. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. I know I should forget it. Fever of the night. Me and you together can right or wrong and make it twice. We let it go this far. It's kind of loving right. Don't know why it's so hard to get you out of my life. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. No, oh, 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 standing in your arms, playing with fire. No, oh, 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 sounding the alarms, won't stop desire. No, oh, when every little spark turns me to a liar. Oh, 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 he and I go down, shadows by the fire. Shadows by the fire. It's all been one big mistake. Don't talk about it, we left it under the sheet. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. No, oh, 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 it's all been one big mistake. Don't talk about it, we left it under the sheet. It never happened. And when he's looking at me, oh yeah, Shadows by the Fire, la nuova di Victoria and Hyde Park. A proposito di ospiti, visto che fra pochissimo saranno con noi i Materazzi Future Club, stavo per dire, ma di quelle cose un po' mi dicono in radio, non dovrà fare molta strada per venirci a trovare lunedì e magari deve suonarci scale, anche la sua nuova le scale, o anche volendo usare l'ascensore, dai, però. Cioè stesso civico per Victoria, sì, perché insomma trasmette da tanto a M2O. Buon pomeriggio ragazzacci di Summer Camp, ciao a tutti e quattro. Ciao. Un abbraccio e vento 24 ore Nodi dalla Sardegna, Stintino Portatore Sassari. Bello. Buon programma. Ciao Wally. Questa voce bellissima, mi fa un po' Rosolio. È lui. Inconfondibile, inconfondibile, grande. Va bene ragazzi, ben tornati, appunto era la nuova di Victoria and Hyde Park. Continuiamo sull'onda italiana, perché questa è una band italiana, anche se Victoria and Hyde Park può far pensare, Hyde Park fa pensare a Londra. Sì, uno della band può far pensare a Rupert Everett. Perché? Perché il sosia spicciva. Ma va? Quando vi ricapiterà di vedere questo video magari su DJ TV. Il video di Victoria and Hyde Park? Sì. Uno di loro, ragazzi, è Rupert Everett. Aspetta, ricordami un attimo, Rupert Everett è famoso per Il matrimonio del mio migliore amico, tanto per dirne una. Grazie. Ma anche per aver interpretato Dylan Dog in un film degli anni 90, Della morte e dell'amore. Vero, con Anna Falchi. Mi ricordo più Anna Falchi. Sì, fanno all'amore al cimitero. E anche la dottoressa ci sta col colonnello. Ma non no, vabbè, poi. Ma no. Eccolo, è vero. Si possono fare delle domande all'ospite, tipo non so cosa ne pensa della scena attuale giamaicana. Devi stare calmo adesso, perché l'ospite ancora non è entrato. Tra un po' entro come ospite, ok, insieme ai Materazzi, mi metto magari lì e rispondo a tutte le vostre domande. Scusa, ma chi è Fosca che ha scritto? Io ho sempre pensato che si chiamasse Rupert
staccato Teveret. Come il Tevere, come il fiume. Un saluto anche a Carmela che ci scrive da Belfast, in trasferta per lavoro. Il tempo, almeno nel momento in cui Federico ha mandato il messaggio, era bello a Portofino. Io non dico più niente perché come potete vedere mi sono nuvole. Sbilanciato a inizio puntata e ora ci sono le nuvole che escono. Ma le nuvole, anche dai tombini. Dopo le 18 le nuvole non le fanno neanche entrare, non ti preoccupare. E poi volevo salutare questa anonima che dice: sono appena uscita da una seduta dalla psicologa con la voglia di piangere e ora voi e il boss, perché in quel momento c'era su Bruce Springsteen, mi fate venire voglia di urlare e ballare. Solo che sto aspettando la metro, quindi niente, urlo e ballo dentro. Ci sta, vabbè. Brava. Comunque un modo brava, di urlare perché ci e sono ballare. Tanti che sulla metro, per esempio, si vogliono fare due risate con Facebook o con Instagram, però non se le fanno, cioè ascoltano direttamente. Sì, non esistono più gli auricolari, anche in treno, è incredibile. Cuffia, si è un po' persa questa abitudine delle cuffie. Nicky, sei riuscito a far venire nuvoloso anche in provincia di Reggio Emilia? Vabbè. Prima c'era solo che splendeva. Ma perché adesso brutte le nuvole? Uno si mette lì, guarda le forme, guarda, sempre. Sembra un elefante. Beh, no. C'era un cielo da Magritte. Non so se assolutamente, quello ho detto io appena smetto. Mamma mia, ma quanto è Magritte sto cielo? Ma quanto? Magritte. Davvero Magritte. Ci sentiamo tra poco con Materazzi Future Club. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV. Non va, ma questo va da boom, cia, tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo un Mercedes, magari a sapere inglese fare boom, cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Sono vestito male perché io ho la fame, quella mia, di mio nonno e quella di mio padre. Il lavoro lo preferivo manuale, ma i poveri almeno ti ordinano cosa fare. I ricchi invece loro usano il plurale, prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Quindi è ok, due parte miei fra ridono e non vogliono un gramma, perché già se lo vivono dai ballati come Pino Brindo. Salute a far le penne davanti alle major, le major mute. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badadan badadan badadan. La mia gente ti prende, ti porta di là e badadan badadan badadan. E da noi per la strada c'è chi si arrangia e senza fare badabuzza vale badadan. E me ne fotto anche se questo suono non va badadan badadan badadan. Cia, cia. Viene dalla strada questo badadan cia, cia. Non volevano la M, Sony, Universal. Mi dicevano di esagerare un po' la realtà, ma diventa nuova senza credibilità. Dice vende ai dodicenni che questa è l'età. Metti un po' di truppe in faccia che creano vita. Gli ho risposto sono fiero e serio, ecco la novità. In più sono un mezzo genio, ma nessuno lo sa. Ok, bene. Summer came back, Summer came back. Radio DJ. Hold me back.
Senti, ma can... intervistano i materazzi, mettono Seven Nation Army, colonna dei cori da stadio del mondiale di Inter del 2000. Vedi che torna tutto. Sai cosa direbbe Diego Batantuono? Bravo indovinato. Bravo indovinato. Non era stata pensata per diventare un coro da stadio, ma poi l'è diventata, quindi perché no? Contentissimo anche Jack, guarda, contentissimo Jack, per sì, assurdo. Immagino proprio sia, sì sì. No, è vero, davvero. Ah, è contento. Super contento. Okay. Beh, lui ama la musica folk, cioè quella che poi arriva al popolo, quindi dimmi se non è arrivata al popolo questa. Beh, direi proprio di sì. Ma arriveranno al popolo anche i pezzi dei Materazzi Future Club. Benvenuti! Benvenuti. Grazie. Allora, non è casuale la scelta di dei White Stripes e Seven Nation Army, perché il calcio è un argomento che, insomma, sì, attraversa la vostra musica, direi. Rock. Attraversa il rock. Esatto. Perché, beh, sì, allora, i ragazzi suonano e sotto, diciamo, ci sono, cioè c'è il loro tappeto musicale, e poi al posto dei testi, al posto delle tappeto scuse, musicale non è bellissimo, no, voglio dire. Si sminuisce un po'. Che genere fate? Ma tappeti. No, no. Beh, tappeti dei persiani. Dei persiani, dai. Tappeti di alto livello. Interviste, telecronache che raccontano storie. Esatto, sì, esattamente. La scelta è legata un po' alla al periodo della nostra adolescenza. Mm. Sì. Siamo tutti intorno ai 30 anni, quindi quel calcio del 2006, esattamente. Cioè, azzeccatissima Seven Nation Army, secondo me. Sì. È vero, quello è vero. Di Materazzi, tra l'altro. Sì, esatto. Anche Materazzi. Allora, attenzione, poi insomma, se andrete a cercare la loro musica online, cercate Materazzi con una zeta. È un sottile gioco di parole, sì, perché rimanda a una grande band, esatto, dell'underground americano, cioè i Fugazzi. Abbiamo studiato. Sì. Che Fugazzi, lo sapete cosa vuol dire, no? Aia. Materazzi. No, cioè quando tu, non so, quando in quei mercati abusivi in America ti vendono una pietra preziosa che sembra preziosissima, ma poi in realtà è un pacco, è un it's a Fugazi. Ah, Fugazzi. Ah, almeno cioè, io la sapevo, come noi, io la sapevo, cioè l'ho sentita spiegata proprio dai Fugazzi. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma è un Materazzi pacco, infatti. Oh, Materazzi. Materazzi, allora. Pacazzi. Ci sta. Se, possiamo dire che è una band milanese, oppure Sì, dai. Mi ci metto anche se sono di Varese. Orgoglio, famosissimo orgoglio di Varese. Non ce la faccio, fuori, direi, sono di Milano. No, però siamo nati a Milano, sì. Sì. Qual è stata la prima canzone, o meglio, il primo spunto musicale associato, cioè la prima telecronaca che vi ha fatto dire: raga, ma questa qui dobbiamo tagliarla e metterci sotto una cassa? Guarda, ti dico esattamente come è andata. È andata praticamente che noi abitavamo insieme, eravamo anche inquilini. Ok. Avevamo camera mia e poi un corridoio, il bagno a metà corridoio e la cucina. Bagno in comune. Esatto. Tipico. Sì. Io ero in camera mia a fare della musica, okay, quella che poi è finita nel disco. Loro erano in cucina a guardare il video di Cassano. Il storico di Cassano, e andando in bagno c'è stata l'intuizione. Sì, sì, orecchio sinistro verso una cosa, l'altro no, ma dai, ma è bello, ma è bellissimo. Bello. Ma scusa, è per questo che sulla sciarpa che ci avete donato, appunto, il allora, in genere sulle sciarpe delle squadre di calcio c'è scritto o che ne so, Torino FC, adesso io penso con i miei colori, sì, oppure Ale Toro. Oppure magari uno slogan, no? In questo caso non c'è scritto Materazzi Future Club, ma una specie di coro stadio che sì, risale proprio a quell'intervista. L'intervista, no, fatta a Cassano dopo quel gol contro l'Inter nel suo esordio nel 99, con un gol incredibile, questa sua intervista altrettanto incredibile. Ma pre partita o post partita? Post. Nel post lui non ci crede, cioè non riesce a capire quello che lui successo. Era un giocatore della primavera, esatto, del Bari, esatto, ai tempi. Quindi viene buttato dentro nella mischia contro l'Inter, figurati, e fa. Lui non ci riesce a credere, fa questa intervista, ovviamente con le capacità di linguaggio di Antonio. E soprattutto poi a quell'età. E cosa dice? E dice: a me mi hanno detto di giocare tranquillo, di stare tranquillo, che facciamo bene. E beh, quindi sulla sciarpa c'è scritto: giocatevi tranquilli, statevi tranquilli. Che stasera fate bene. Quindi in realtà sono le parole del mister. Che esatto, era. Che lui ha riportato. Fascetti, forse? Non te lo so dire. No, che però ci manca questa. Ci sta che tu hai quei ragazzi della primavera che devono affrontare sta partita e gli dici:
ragazzi, statevi tranquilli, giocate tranquilli. Stasera fate bene. E sono i due ragazzi che segnano con l'Inter dando la vittoria. Hanno fatto Inaia, era l'altro. Giusto. Si è perso, diciamo, e lei Cassano, sì. Allora, sì, torniamo a parlare con loro tra pochissimo. Intanto ci sentiamo questo nuovo singolo che non è featuring una radiocronaca, meglio, anche, ma featuring soprattutto Federico Russo. Yeah. Dai ragazzi! Let's go! Cazzuola, betoniera, cemento, cappellino di giornale, putrelle, mattoni, traforati, argilla espansa, micropali. Era un bravo muratore, ora è il nostro goleador. Tacchetti, parastinchi, contropiede, gol sotto la curva, Savongia, proteste, vomitate, campi dissestati. Questo è calcio stronzo, non è calcio stronzo. Questo è calcio stronzo. Amore, mi mette questa canzone. Sentito, Marco. No, non aveva sulle cuffie, dai, rifallo live. Ma quanto di, lo riascoltiamo? Lo puoi riascoltare? VAR, chiamiamola. Ma quanto di buon umore mi mette questa canzone? Vai, let's go! È un progetto per fare party, comunque. Sì, no? L'ho visto il concerto, sono venuto a vedervi. Sì. Perché poi c'era anche l'ospite speciale, no? Tanto l'unico ospite sei stato in. Da sera. Però a volte coinvolgete, insomma. Ma di solito Max Collini viene a trovare. Ah, bravo, certo. Che è anche un punto di riferimento musicale, no? Perché Yo Flag a Disco Pax avevano un po' lo stile del parlato sulla base indie, synth, punk. Adesso le dico un po' tutte, così ci azzecco. È un super narratore, infatti nell'EP c'è un pezzo che lui ha dedicato a un ex Igor calciatore. Igor Simutenko. Ok, ex calciatore della Reggiana che non conosco, però la storia di Igor Simutenko. Sì, ma sì, comunque insomma, è il riassunto di Max Collini, quella cosa lì. Giocatore della Reggiana, che vive a Reggio Emilia, ex Unione Sovietica. Certo. Perfetto. A proposito, salutiamo anche i CCCP che nel mondo della batteria elettronica, synth, chitarra pazza e parole importanti hanno forse aperto un po' la strada, certo, tra i primi, certo, no? È vero. Ragazzi, tante domande per i nostri ospiti, una in particolare per il nostro ospite Federico. No, ma Federico, ma mi devi spiegare come non t'è venuta di portarla a Sanremo sta canzone. È proprio la canzone tipica. Ti ringrazio per la domanda. Va dall'altra parte. Bravo. Insieme alla band. Ti ringrazio davvero per la domanda. Scusa Federico, scusa se ti interrompo un attimo. Come no, raccontatelo voi però come nasce Sanremo, l'idea di che, perché mi avete chiamato? Che cazzo volete da me? Perché come è nata? Ci hai taggato su una storia. No, ci ha messo un focherello su Instagram, così come nascono le più grandi storie d'amore. Le ho visti dal vivo per la prima volta al Miami, il festival, insomma, che c'è a Milano a fine maggio. Mi hanno divertito moltissimo, da lì siamo diventati amici di Instagram,
Instagram diciamo, e poi a gennaio loro hanno detto ci piacerebbe fare qualcosa insieme e abbiamo pensato insieme di dedicare questa canzone a Christian Riganò. Tra le tante storie che voi raccontate, mi piaceva, cioè, a chi è venuta l'idea di pensare a Christian Riganò? Io da tifoso della Fiorentina, perché è colui che da ex muratore porta la Fiorentina, una bellissima in Serie A, certo, dalla C2, e quindi diventa un bomber di Serie A e poi torna a fare il muratore. Stiamo vedendo un po' del making of della canzone, esatto, nella vostra sala, che tra l'altro è di fianco a quella dove vado io. Può essere che ho visto una figurina di Gigi? Sì, che sì, figura, sì, 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 Gigi, sì, certo, sì, il toro. Ti ricordi che te l'ho anche portato? Ce l'ho! Ce l'ho regalato! Ma no, sono Gigi! Era partito il meme della canzone dei Blur, Coffee and Gigi. Perché lui si chiama Coffee di nome, Gigi del toro, Coffee Gigi. È lui? Sì, certo. Non confondere con Gigi che assomiglia ad Einstein, quello della pubblicità, che è un altro Gigi. Ma no, sono Gigi. Ma no, sono Gigi. Sai l'attaccante che va sulla fascia destra e incontra... Ma no. Ma chi sei, Cannavaro? Ma no, sono Gigi. Abbiamo un'altra domanda per i ragazzi. Com'è la scena reggae attuale? Secondo voi c'è anche del reggae comunque nella loro musica. Sì. E come dicevamo prima, cioè, ok, le telecronache, le interviste, però i concerti dei Materazzi sono divertenti per tutti, anche per chi magari non segue il calcio, cioè non è che soprattutto non è che c'è il pubblico della curva, insomma, no, o comunque non solo quello. Siamo la band preferita della fidanzata del ragazzo. Giusto. Che viene a vedere. Finalmente un modo per godermi questa cosa qui del pallone. Esatto. Sì, a fare anche due salti. Tantissime ragazze che magari ho finito il concerto vengono e ci dicono: guarda, non seguiamo il calcio. Esatto, ma mi sono sentito un po'. Cioè, è più bello forse quel complimento di, cioè, uno che invece. Per quanto c'è qualcuno che viene con la maglia ufficiale, magari non so, della sua squadra. Sì, quello è bellissimo. I nostri concerti pieno di ragazzini con le maglie da calcio. È vero, è vero. 90. Ragazzini, c'erano tutti 34 sì, anni. Vabbè, non lo so, vabbè, i giovani. Più o meno. Comunque, ragazzi, molto apprezzato anche il video. Ciao, ragazzi. Comunque, ribadisco che nel video Fede Russo è la versione del discount di Joaquin Phoenix. Ma no, sono Fede Russo. Ma chi sei? Sono solo Fede Russo. Joaquin Phoenix, ma no. Sono Fede Russo. È andata così, è andata. Un'altra canzone che è involontariamente diventata Corona Stadio. Radio DJ Summer Camp. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. From desire, mind and senses purify it, free from desire. Mind and senses purify it, free from desire. Mind and senses purify it, free from desire. Na 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 na. We'll be right back.
fa freddo, ma sono milanista, quindi quando c'è questa canzone giù i finestrini si vola la squarciagola. Ok, no, giusto, perché questa è stata poi giusto. Però si canta un po' in tutto il mondo, in Inghilterra forse è iniziato, no? Chi è iniziato in Inghilterra? Will Griggs on Fire, secondo me è l'Irlanda del Nord, addirittura gli europei di qualche anno fa, 2016 forse. Mamma mia, ragazzi. Sì, proprio così. Bravo il nostro ospite. Bravo. Comunque, il nuovo disco di Materazzi, Future Club, che ci sono venuti a trovare oggi insieme anche a uno dei loro ospiti su Panchinari. Che grazie per avermi invitato. È bellissimo il titolo. Siamo la band di Fede. Giusto. Solo per un pezzo. No, è veramente geniale il titolo Panchinari, perché insomma, Panchinari è sicuramente fa pensare al mondo del calcio, ma anche al punk. È scritto come punk. Punchinari. Anni di copywriting. E quali sono i panchinari della canzone? Vabbè, a parte Simu Tenkov e Riganò, che comunque panchinarono un panchinaro. È stato poi una certa panchinaro, però comunque sì. E poi c'è la prima canzone che si chiama Panchinari, scritto con la A invece. Ok. Per creare un po' di caos. Ci sono dentro 3-4 riferimenti alle storiche panchine, cioè quella di Totti principalmente. Sì. Certo. Io poi sono tifoso romanista, quindi sì, quella fase lì è stata quella, diciamo, di fine carriera in cui Spalletti lo teneva un po' da una parte. Sai cosa mi ha detto lui? Fa: no, perché sai, adesso lui, Totti, in quella fase finale della carriera, no, stava in panchina, non era in buoni rapporti con Spalletti, e lo butta, però lo buttava in campo al 90esimo quasi a fare un dispetto. Poi lui entrava e faceva 2 gol. E faccio, ti ricordi? Ti ricordi a chi le ha fatti a quelli qua? Una delle rare volte che il Toro stava vincendo all'Olimpico 1-0 al 90esimo, entra Totti, ce ne fa 2 e te ne torniamo a casa con 0 punti, però con massimo rispetto. E poi c'è dentro Cruz, il Cardinero Cruz. Il Giardiniere Cruz, certo, sì. Che era l'attaccante dell'Inter. Sì, qui diversa. Io pensavo a Cruyff, che dicevo, no, beh, Cruyff, no, raga, no, dai. No, 0 punti. No, qualche generazione prima. E poi, vabbè, c'è una piccola parte della carriera di Baggio, che non giocava, e poi basta. Tutto in una canzone, la prima, insomma. Sì, esatto. Sì, diciamo che l'idea della prima canzone è un po' un'introduzione, in generale, al... riprendendo un po' le strutture vecchie dei pezzi, utilizzando gli audio, quindi di interviste, e poi anche lanciando un po' il tema dell'EP. Allora, una cosa mi piacerebbe dire prima di salutare i ragazzi, che chi ci sta vedendo su DJTV sta avendo fondamentalmente un'esclusiva, un'anteprima dei loro volti, che sono scoperti, mentre invece dal vivo avete questa maschera un po' tra Eyes Wide Shut e Ozyman, secondo me. Cioè, forse quella... più Ozyman. È quella proprio di quando ti rompi lo zigomo. Sì, però è un attimo che anche la scena della villa di Eyes Wide Shut, cioè sì. Un attimo, sì. No, perché ha quel naso un po' da carnevale veneziano, perché serve per proteggere i zigomi e il naso. Quindi avete svelato le vostre facce per la prima volta adesso, diciamo. Incredibile. Tra l'altro, uno dei tre, cioè Marco, invece della maschera, solitamente usa il passamontagna, che gli fa pare se no di intervistare un pentito. Se vuoi ti diciamo anche la voce. Insomma. No, poi lo tolgo spesso perché ai concerti, perché è venuto, vede che io salto, mi meno come un po'. E sì, diventa soprattutto per la stagione, insomma, sì, che diciamo sta iniziando, sì, ecco. Sì, questa è stagione estiva. È un po' difficoltoso, ecco. Per l'estiva uso questa. Ora dei concerti ne state facendo, ne farete? Sì, facciamo, 27 aprile facciamo release party a Canegrate, perché adesso il release party basta a Milano. Sì, facciamo questa cosa di Milano. In provincia, Milano a Ulcaminet, un bellissimo locale. Ok, ok. Bellissimo. 27 aprile. Sì, siamo in giro. Basta. Io in qualcuna vengo. Ma quando vuoi. Anche Nicky, quando vuoi. A sorpresa, però. Sì. Grande. Sì. Buon tour, ragazzi. In bocca al lupo. Panchinari è il nuovo EP di Materazzi Future Club. Summer Camp è anche su DJTV, canale 69 del digitale terrestre.
summer camp, 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 summer camp. Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare al punto, alla scena clou. Ed è successo ancora. Sentivo musica anche se non c'era. Ed eri bella lì di fronte a me. Tutte le luci puntate su di te. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Io non lo so, non lo conosco. Una creatura che si è persa nel bosco. Un enigma, la sua risposta. Il desiderio che diventa rivolta. Un sole caldo che ti scalda le ossa. Una scossa, questa musica. Ti ho stretta forte mentre queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Che cos'è l'amore. Spesso a cantarmela mentre sono ai fornelli, tipo sì, sì. Braviolino di Giovanni Rana, intanto mi canticchio. Ieri 12, no, no, infatti, vero? 12. Ho fatto la mezza. Ho fatto la mezza. Perché sono 24 nel 24. Ho beccato una busta e 23. Strano, hai anche beccato. Quindi adesso faccio 11, così. Non è che hai vinto qualcosa. Comunque vada, poi dopo. Hai anche beccato la confezione di corde da 5 della chitarra. Quella va bene, non succederà mai più nella vita. È incredibile. Comunque, complimenti a Cosmo per questi bellissimi concerti, ma complimenti almeno da parte mia per questa, chiamiamola anche bellissima iniziativa di chiedere al proprio pubblico, vabbè, senza insistere più di tanto, però insomma, ragazzi, dai, facciamo senza cellulare, come una volta, godiamo
Immergiamoci di più. Il presente mi diceva Francesco che ha questa faccenda perché si parla tanto, sai, Bob Dylan chiede di imbustare il cellulare, ma ti chiede anche una piccola cauzione, no, sul deposito. Jack White dei White Stripes, insomma, tanti hanno escogitato dei sistemi piuttosto ufficiali e tecnologici per nascondere il cellulare ai concerti. Invece Cosmo l'ha fatta in una maniera un po' più ruspante, se vogliamo, un po' più all'italiano. Dai, raga, no cellulari, e il pubblico ha capito, ha rispettato questo suo desiderio. Mentre si godeva il concerto, diceva: ma sai che effettivamente ci sta questa cosa? Bello vedere un concerto dove le braccia sono alzate ma senza un cellulare in mano. E mi diceva Francesco che tante testate, alcune anche molto autorevoli, hanno dedicato un articolo. Nel senso di testate giornalistiche. Testate giornalistiche, perché sei libero da un problema. Cioè, perché non hai quel problema di no, voglio postare questa canzone e la voglio riprendere. Anzi, torni a casa e dici: non posso postare proprio niente. Quindi la cosa. Come quando ad esempio guardi un bel cielo, come quello che c'era su Milano. Che c'era? Come c'era? Ma adesso insomma sembrava Magritte invece. Ragazzi, a parte il cielo, io è da un mese che sono a dieta, infatti sono molto di Magritte. Carina. Summer Camp. Anch'io ho buttato giù 5 kg, quindi posso dire che anch'io sono di Magritte. Sì, come il cielo. Carina anche questa, sì. Che bello, due intuizioni molto simili, ma a distanza. Una dialettale, via. È Magritte. E come ha fatto? Non ha mangiato. Devo dire che col pugliese sta meglio, però. Tu credibile, è incredibile. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. In collegamento con noi c'è Michele che stava per venire in onda. Ciao, benvenuto. Ciao Michele. Stavi per venire in onda con noi ieri, ma poi è successo quello che è successo. Mi hanno chiamato e ero dal dentista, mi stava per chiamare, mi stava per infilare la tira saliva in bocca, quindi diciamo che sarebbe stato un po' complicato fare il collegamento. Ma beh, senti, a me sarebbe piaciuto però parlare con te con quel sottofondo di sarebbe stato fantastico comunque.
Che bello, io penso sempre, no, perché poi comunque che sia la titolare, diciamo, o chi si occupa della, che ne so, della pulizia, sì, orale, si fanno sempre due chiacchiere, però poi c'è quel momento in cui capisci che la conversazione si sta chiudendo, quindi io almeno cerco sempre di chiuderla bene. Saluto Peo, Federico, il mio dentista, che invece mi parla e mi fa le domande anche quando mi, e io non posso rispondere. Succede anche a te, Michele. Come faccio a gesti? Sì, no, capita a tutti. Diciamo che secondo me lo fanno apposta. Sì, fanno le domande quando non puoi rispondere e ti viene proprio di togliere il soggeggio e rispondere. Dire, io ci provo sempre, ci credo sempre. Tutto sta. Senti, allora, come ti organizzi per il party like DJ? Con chi vieni? Allora, io ho intenzione di dirlo a una fan sfegatata di Radio DJ e del Summer Camp, okay, che è una mia ex collega, si chiama Eleonora, è anche lei di Matera. E chiaramente, se può venire, mi raggiungerà. Io vivo a Ferrara, quindi per me sarà più facile raggiungere Milano, quindi... Sì. Lei però si dovrà organizzarsi. Vabbè, vale la pena, anche se certo, la distanza è quella che è, però vale la pena. Per il weekend. A questo punto per tutto il weekend, non solo per una delle due. A questo punto ti fai il weekend. Sembra giusto. Ragazzi, abbiamo l'audio di Michele ieri dal dentista. Cioè... Le fa male? No. E gonfia? Quando basta. È già in cura da noi? Beh, no, adesso, ma lo sono stato. Bello. È una bellissima. Stavo facendo anch'io l'otturazione, però un altro tipo di otturazione. 5 sono 2 anni che ho fatto pure il nodo da qualche parte. Lo sappiamo a memoria. Michele, ci vediamo allora a Party Like DJ sabato 8 e domenica 9 giugno, ok? Non vedo l'ora. Grande, ciao, buona giornata. Ciao. In 5 anni di esperienza sapesse quanti ne ho visti: lunghi, corti, quadrati, a punta, a falce, a martello. A faccia e martello, tipo per le guerre. La canzone è Never Going Home. Lui è Kungs, che può trarre in inganno, visto
il nome d'arte che sa di plurale, cioè plurale maiestatis. Comunque lui è un disc jockey e anche wrestler, ho letto su Wikipedia. Ecco. Allora ritiro subito. Fai poco battute. Vabbè, ma tanto il wrestling dai, fa tutto un po' per però, finta. Ma insomma, però, diciamo la stazza c'è. Che te frega Nick, andava di tuo fratello. No, perché siccome anche lui sarà party like DJ, c'è anche modo di incontrarlo e fa chi è che dice queste cose di perché francese. Andiamo avanti il professor Le Merde. Infatti, sì. Ciao ragazzi, l'anno scorso a Milano al forum concerto dei Placebo, stessa cosa, telefonini vietati, hanno pubblicato all'inizio, hanno proiettato la loro richiesta di godersi il concerto con il divieto dell'uso dei telefonini e devo dire che è stato così, abbiamo tutti fotografato il palco con cartello. Il non usare i telefoni, però poi l'abbiamo messo via, è stato veramente veramente piacevole. Un bacio da Sabri da Milano. Ciao, comunque ciao. Il segno, la cosa, la traccia che ci sei stato in qualche modo l'hai lasciato. Comunque dai, una volta non si potevano portare le macchine fotografiche. Mamma, me lo ricordo, c'era scritto quindi, in tutti i modi sui biglietti. E poi c'è stata anche quella terra di mezzo in cui sono arrivati i telefoni con le fotocamere e ancora era così. E probabilmente se provavi a fare una foto, sì, però insomma, ti devo anche venire a beccare, cogliere in flagrante, no? Sì. Sì. No, però bella questa cosa, un bel messaggio prima. Ragazzi, se volete, fate noi gradiremmo. Ti fai quella foto rossa, ti fai uno screenshot e te la sei tolta e l'hai sfangata. Ti libera, è vero. Ti libera, godi molto di più. Ciao ragazzi. Ora finisce il summer camp. Facesti il surf in pausa al caffè e poi partisti con la band. Dove volesti? Mare, montagna, città. Provasti qua, venisti a... Ma nel seguito di Joker potrebbe succedere anche lì che il regista dice aspetta, no, ma è arrivato Joaquin Phoenix come lo ordini, cioè, ma no, ordini su Instagram e invece come ti arriva nella realtà. I Materazzi Future Club avevano ordinato Joaquin Phoenix e sono arrivato perché si ordina su Instagram adesso? No, su Instagram, dove? Su internet, sì. Su internet, sì. In. Insomma, vabbè, mamma mia, vabbè. Come siamo sul pezzo, sul www. Ciao, buona serata, domani.